L'opposizione è unitissima nel pensare che questo metodo che è stato usato sia per il PUMS ma anche per la gestione dei parcheggi a pagamento sia un metodo offensivo nei confronti dei cittadini, degli imprenditori, dei commercianti, dei residenti e offensivo anche dell'opposizione, perché non è stato un metodo condiviso, non è neanche condiviso da loro, quindi diciamo che ci siamo trovati con una Teramo che sta morendo e che ha delle priorità incredibili sotto il profilo della sicurezza, della ricostruzione, degli asfalti e di tante altre cose, ci siamo costretti a dover intervenire su non una bozza, perché questa storia che sia una bozza di piano è una cosa che non si può più sentire. Questo è un piano, una proposta di piano che la Giunta ha adottato, quindi è il loro piano, secondo loro. Dopodiché ci sono le osservazioni che possono fare i cittadini, possono essere recepite o non recepite. Noi vogliamo il PUMS di Teramo, non è che non vogliamo il PUMS di Teramo, noi vogliamo che però il metodo sia quello giusto, l'atto sia quello giusto. Questo PUMS non va bene, lo dicono loro, va annullato. Quindi prima cosa, annullamento della delibera di adozione. Ci vuole un minuto, guardate cittadini, ci vuole un minuto. Dopodiché se ne può fare un'altra, si possono creare nuove. La Giunta può amministrare come vuole. Parcheggi è un altro problema grave, perché è collegato ovviamente al PUMS, ma parcheggi è una cosa grave perché Teramo ha parcheggi costosissimi. Quasi tutti i parcheggi a pagamento sono tutti irregolari perché sono in violazione del codice della strada, perché il codice della strada dice che i parcheggi a pagamento non devono essere inseriti nella carreggiata, all'interno della carreggiata, e la carreggiata è delimitata dalle strisce bianche, invece qui sono i parcheggi blu che delimitano la carreggiata, è una violazione del codice della strada. Faremo un esposto alle autorità competenti su tutti questi argomenti, ma vogliamo che il Comune annulli questa delibera di adozione nell'interesse dei cittadini, dei commercianti che sono stremati. C'è anche un attentato tra virgolette alla pace sociale, cioè qui dobbiamo essere tutti uniti per far ricrescere Teramo e far tornare Teramo a essere una città attrattiva, attraente e bella. Dato un dato importante che sono il numero delle multe, abbiamo superato le 6.000 multe, che è una tassa in più, è una tassa in più, stiamo tartassando i teramani con delle multe, devo dire, anche poco chiare, perché basta un minuto di ritardo, basta che un bigliettino cada dal cruscotto per far scaturire questo, come dire, modo di far pagare i cittadini per ogni cosa. Io ritengo che bisognava trovare una soluzione diversa, va bene i parcheggi blu, ma al massimo si doveva pagare 2 euro al giorno per l'intera giornata per poter parcheggiare, perché se voi fate un calcolo per 25 giorni sono 50 euro, cioè non stiamo comunque parlando del nulla, noi stiamo parlando sempre di un'economicità, ma in queste condizioni inizia a essere una spesa effettivamente troppo esagerata.